una connessione Wi-Fi per gli utenti, una piattaforma dove reperire informazioni sulle fermate, sui musei e altri siti di interesse turistico e per i viaggiatori napoletani notizie e consigli sugli uffici. Entra nella modernità il trasporto pubblico su rotaia della città di Napoli con il primo Connected Tram d'Italia. A presentarlo questa mattina con un primo viaggio riservato a stampa e televisioni, l'azienda Napoletana Mobilità, che sta rilanciando la linea dei tram e in collaborazione con un noto colosso delle comunicazioni sta sperimentando un veicolo per 3 settimane di una rete che presto sarà allargata a tutta la flotta di 20 tram in circolazione, spiega Pierpaolo Marino, responsabile ANM del settore tram. E in qualche modo abbiamo voluto fortemente questa linea perché è una linea di rilancio di un sistema di trasporto sempre più green e con l'assessorato e il Comune di Napoli stiamo addirittura pensando di allargare questo tipo di tecnologia su tutta la flotta e arrivare quindi con i prolungamenti e con il PNRR anche a Piazza Vittoria fino a Piazza San Lazzaro. Il tram che parte dalla zona est di Napoli arriverà a Piazza Vittoria entro un anno. Altri dettagli sugli aspetti della connettività all'interno del veicolo li ha forniti Attilio Somma, dirigente della società, partner di ANM in questa iniziativa. Nel momento in cui il passeggero entra sul tram, grazie al 5G e al cloud, riuscirà ad accedere ad una rete Wi-Fi che gli dà tutta una serie di informazioni e contenuti localizzati man mano che si avvicina alle varie tappe della fermata che gli consentono di fruire al meglio dell'esperienza della città, quindi di avere informazioni reali e live su eventi, attività culturali, servizi al cittadino, trasporti intermodali, quindi se devo scendere dal tram e prendere un traghetto per andare a Ischia Procida riesco ad avere le info localizzate direttamente sul mio profilo.